Bella a tutti ragazzi, sono Mirko, bentornati su Gameplay Channel e su New Home Medieval Village. Allora ragazzi, voglio ringraziare gli sviluppatori di questo titolo per avermelo mandato, diciamo così, in anteprima. Il gioco non è ancora uscito, uscirà fra un po' di giorni e io ho appunto la possibilità di provare insieme a voi, diciamo, una pre-release, quindi una sorta di beta. Molto interessante che il gioco comunque è già tutto in italiano, adesso non so se sarà già in questa fase tradotto al 100%, però comunque è già molto molto interessante. Allora, vediamo il nome del villaggio. Vabbè, facciamo Gameplay Village, viva la fantasia. Difficoltà, va bene, teniamo medio, ci sono le stagioni, direi di iniziare in primavera. Seleziona la mappa, allora abbiamo piccola, media o grande, io starei sul medio e facciamo inizia gioco. Allora ragazzi, io non l'ho ancora provato, quindi lo provo con voi per la prima volta. Allora qua, ok, abbiamo la nostra visuale, abbiamo la nostra mappa, vediamo se con M, no, probabilmente così. Ah ok, da qua vediamo pozzo d'acqua, formazione, ah ok sì, qua abbiamo tutte le varie cose, perfetto. Allora, abitanti del villaggio 0, vabbè, qua abbiamo tutto il riepilogo dei nostri abitanti, qua dunque elenco degli edifici. Ok, quindi possiamo mettere un dock per consentire alle navi di visitare il villaggio. Abbiamo il pozzo d'acqua, l'ostello, abbiamo un sacco di cose già. La biblioteca, clinica, caserma dei pompieri, ostello grande. Mazza quanta roba che c'è già. Ok, e anche gli alberi, perfetto per piantare. Va bene, va bene. Allora, qua abbiamo le strade, perfetto. Qua abbiamo la modalità di demolizione. Qua abbiamo le varie coperture. Ok, qua abbiamo le varie risorse e va bene. Benissimo, allora vediamo un attimino, posso trovare magari delle ok, qua ci fa il riepilogo delle risorse, va bene. Credo di dover mettere un molo, immagino, un pontile per intanto. Ok, allora me lo fa costruire qua, quindi eventualmente, vabbè, facciamo così, lo mettiamo qua e gli faccio arrivare semplicemente la stradina. Non è un grande problema, dai. Posso farla tipo così? Sì. Perfetto, perfetto. Allora, in teoria col dock dovrebbero, penso, arrivare delle navi, anche perché io al momento non ho gente, quindi immagino che debbano arrivare. Posto di lavoro scadente, medio, posto di lavoro decente. Beh, io metterei magari un posto di lavoro decente qua, dove c'è il porto magari. Ah, ok, qua credo che ci sia la barra per la nuova nave che deve arrivare. Ok, quindi proviamo magari a mandare... Ah, eccola qua la nave che è arrivata. Fermi, fermi. È arrivata la nave, perfetto. Spero che scenderà qualcuno. Allora, vediamo se devo fare l'ostello. Io magari farei, che ne so, facciamo anche un ostello qua. Ah, probabilmente devo fare l'ostello per far arrivare la gente. Ok, credo di dover fare di dover mettere l'ostello prima di tutto. E gli potrei mettere magari un pozzo d'acqua. Ad esempio glielo metto qua, che mi va a coprire un po' tutte le varie zone. Più che altro dovrebbero arrivarmi gente. Ha avuto accesso all'acqua, va bene, quindi abbiamo tutto. L'esperienza attuale 79. Ah ok, sono arrivati. Ok, sono arrivati i primi paesani, ragazzi. No, ho avuto un attimo di smarrimento all'inizio perché non arrivava nessuno. In realtà, ok, arrivano effettivamente con la nave, ma non tutte le navi portano gente al villaggio, di conseguenza hanno impiegato un attimino ad arrivare. Perfetto, 8 abitanti si sono trasferiti nel nostro villaggio. Benissimo, allora la grafica non è assolutamente male, è di sicuro molto piacevole. Le musiche mi piacciono molto, le musiche sono veramente molto molto carine. Il problema sono i soldi, nel senso che sto perdendo una quantità di soldi mostruosa. Allora qua abbiamo una casa che hanno creato. Abbiamo per ogni personaggio la felicità, la salute, la formazione scolastica e la sicurezza, dovrebbe essere sicurezza, perfetto. E abbiamo qua le genti che vanno nella seconda casa, benissimo, quindi abbiamo sia l'ostello che le due case, molto bellino il fatto che si accendono le luci, insomma si vedono illuminate di sera queste case, perfetto. Io avrei fatto anche, se non erro, dovrei aver fatto anche un posto di lavoro decente, se non erro. Allora, perché posto di lavoro decente... Ah sì, gliel'ho fatto, ok. Beh, la mappa, io ho scelto quella media, ma in realtà è anche
È anche bella grossina da quanto vedo, eh. Sti cavoli. È bella grossina, sì. Ok, io devo solo capire adesso come fanno le mie persone a vivere, vorrei capire. A redditi 21, ok. Quindi abbiamo la tassa sugli edifici, però siamo ancora in... siamo ancora in perdita, quindi dovrò sicuramente fare qualcos'altro. Posto di lavoro medio, ricco, agricoltura. Ah, ecco, posso fare l'agricoltura. Ma l'agricoltura come tipo un... Che è sta roba? Dio, non sto capendo... Ah, il campo! Ah, ok, quindi qua posso fare agricoltura. Aspetta, aspetta, allora... facciamo una cosa... Facciamo una cosa, allora magari possiamo fare eventualmente una stradina che mi va fino a qua e qua magari gli metto un bel campo per quanto riguarda l'agricoltura. Adesso mi sbaglio sempre con i tasti. Ok, dai, allora mettiamo l'agricoltura tipo qua. Quindi lo potremmo fare ad esempio, facciamo un bel campo magari così e lo facciamo qua. Dai, facciamo un bel campo, perfetto, mi abbatte gli alberi. Posso scegliere cosa... produrre, quindi abbiamo il grano, abbiamo le verdure e abbiamo le spezie. Io terrei assolutamente verdure. La qualità mi dice scarsa, adesso non so. Perché probabilmente mi sa che non c'è l'acqua, quindi dovrò mettergli anche un pozzo vicino. Ok, qua è comparso già tutto. È comparso già tutto, però io vorrei mettergli, se fosse possibile, è perché non ha molto accesso all'acqua, quindi io magari gli metterei un pozzo qua. E come detto ragazzi, questa è una versione di pre-release, quindi stiamo parlando comunque di una beta. Gli sviluppatori mi hanno mandato anche già la versione definitiva, a cui avrò accesso ovviamente dopo l'uscita, diciamo, su Steam del gioco, e quindi poi proveremo anche quelle, vedremo tutte le varie differenze, quindi molto probabilmente ci sono anche delle cose che poi saranno già migliorate comunque nella versione definitiva. Va bene, nave mercantile. Ah, queste sono le risorse trasportate, questi sono gli abitanti a bordo. Ok, però io come faccio a commerciare? Perché qua non mi, cioè, mi dice risorse trasportate, ok, abitanti del villaggio a bordo, però io non capisco come debba fare per acquistare queste merci. Titoli di coda, abbiamo la politica fiscale. Ah, quindi qua possiamo aumentare le tasse. Ok, quindi abbiamo la tassa sulla casa povera, su quella media, su quella decente, su quella ricca. Quindi qua abbiamo già tutte le tasse, questa cosa sicuramente è interessante. Ok, la mettiamo così e vediamo di fargli un posto, no, più che di lavoro medio, che non so se in realtà posso fare, per adesso glielo facciamo scadente, dai. Per adesso gli facciamo un posto di lavoro scadente, non so se il posto di lavoro sia randomico, cioè nel senso che l'attività scelta sia randomica, perché abbiamo sì tante cose, però tante altre comunque mancano ancora. Abbiamo biblioteca, clinica, caserma dei pompieri. Però, ah ok, perché devo aumentare il livello del villaggio, che okay, sì, adesso sono ancora a livello 1, quindi devo aspettare, perché qua più che altro abbiamo i servizi essenziali, diciamo, no? Va bene, io volevo solo vedere di aspettare almeno di sbloccare il livello 2, però per sbloccare il livello 2 credo che debba fare qualcos'altro. Allora, vediamo di fare magari un'altra agricoltura, magari potrei farla anche qua di fianco, così almeno è già coperta d'acqua. Facciamo un campo magari un po' più piccolo qua dietro, giusto per averlo, possiamo magari anche farlo così. E a questo punto qua possiamo andare a produrre ad esempio del grano, benissimo, che è già cresciuto e va bene. E potrei anche, allora redditi adesso ne abbiamo 116, però spese 172, quindi in realtà siamo comunque in perdita. E di conseguenza, ok, l'agricoltura vedo che guadagniamo bene dall'agricoltura, quindi io quasi quasi spingerei sull'agricoltura e andrei a fare assolutamente un altro campo. Direi di andare a fare assolutamente un altro campo, magari qua bello grosso. Ok, dove a questo punto facciamo spezie, così almeno coltiviamo tutto e siamo a posto in questo modo. Speriamo, abbiamo 3 fattorie, 5, e però abbiamo sempre comunque più spese che entrate, quindi devo fare pozzo d'acqua, bacino, un edificio. Allora devo fare decisamente più case, devo fare più case prima di finire i soldi, perché sennò sono veramente nella cacca. Quindi facciamo altre case in giro, perché sennò diventa
diventa seriamente un problema, se no qua davvero rischiamo di finire già subito in bancarotta con le spese. Quindi vediamo appena le hanno costruite, se ci dà un po' di soldi in più. 134 e 172, no, devo costruire ancora decisamente più case, quindi io magari farei una cosa di questo tipo. Allora facciamo una strada qua, si sì, ho fatto un po' storta, e vabbè ragazzi, adesso non sto qua a vedere, non sto a vedere le varie cose, se sono dritte, storto, che okay, però. Oh, finalmente siamo a profitto giornaliero più 19. Io guardavo prima solo questa cifra, in realtà no. Devo giustamente guardare quella sopra, quindi stiamo guadagnando 19 monete al giorno. Quindi possiamo sciambolarcela mica male. Al momento che danno redditi sono la casa, la tassa commerciale e la tassa sull'agricoltura. Adesso qua non mi hanno ancora costruito la seconda zona. E quindi va bene, perché qua mi dice acquista risorse. Ah, ok, me lo dice lui quando posso acquistare le risorse. Perfetto. Quindi io ho le spezie, va bene, per cui compra tutto, acquista selezionati. Ma io tipo se volessi vendere, come faccio a vendere? Perché io in realtà vorrei vendere più che comprare, però qua mi fa solo comprare da quanto vedo, quindi probabilmente ci vorrà qualche altro edificio, forse per vendere invece le risorse che abbiamo. Però va bene. Allora io magari aumentiamo anche un pochettino a 3,15 almeno la tassa sulla casa povera. Oh, ok, adesso iniziamo a guadagnare decisamente, decisamente di più. E mettiamo anche qualcosina in più, magari sempre un 3,15 sulla tassa commerciale. Così va bene. E qualcosa anche sull'agricoltura, è già 5,25, portiamola 5,50, dai. Ok, non voglio esagerare, però almeno guadagnare qualcosa. Secondo me le devo tirare su molto di più queste tasse, però giusto almeno per avere un minimo di rendita, perché sennò diventa veramente veramente nucasotto. Allora beh, io qua potrei fare comunque un'altra strada che va in su, ad esempio così, in modo da poter mettere altre case. Dovrei aver sbloccato qualcosa di nuovo nella costruzione. Abbiamo la biblioteca, che però sti cacchi costa 2000. La clinica, la caserma dei pompieri. Ma allora mi piacerebbe fare la biblioteca. Non ha un'altissima copertura, però dovrei prendere più o meno un po' tutto il centro del nostro villaggio. Quindi dai, facciamo la biblioteca in modo da alzare un attimino la felicità dei nostri paesani. Va bene ragazzi, allora facciamo una cosa. Io questo titolo ve l'ho voluto portare, come detto, nonostante sia ancora una fase in pre-release, quindi comunque una beta, quindi credo che manchi di parecchie cose. Insomma, sono assolutamente fiducioso e speranzoso che possa uscirne un bel progetto. Quindi io direi che posso concludere qua con questo video di anteprima per questo nuovo gioco. Come detto, ve lo riporterò perché io ho già la chiave e ringrazio nuovamente gli sviluppatori per quanto riguarda la versione definitiva, che però appunto vi potrò portare nel momento in cui uscirà su Steam. Dategli un occhio, su Steam ci sono anche vari screenshot, alcuni video e per l'appunto il progetto alla base sembra essere veramente molto molto interessante, quindi lo terrò d'occhio e ve lo continuerò a proporre. Poi ovviamente se valuteremo insomma insieme che ne varrà la pena, ci studieremo magari sopra una bella serie. Quindi ragazzi, io direi che posso concludere qua. Mi raccomando, come sempre, sostenete questo video lasciando un sacco di like, condividete, commentate, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, iscrivetevi anche al mio canale Twitch, lo trovate sotto in descrizione per non perdervi nessuna delle mie prossime live. Detto questo, vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo al prossimo gameplay. Ciao belli!